Partiamo da te, dallo studio. Di che si occupa progettualmente? Fondamentalmente lo studio si occupa di progettazione architettonica, ma anche di progetti che vengono fuori anche dal tessuto urbano, quindi anche spazi esterni, pezzi di città quando capita. Pezzo di città è Eh bellissimo. sì, perché cioè, insomma, comunque Rammendo, no? Si usa molto. sì, rammento. Che progetti racconti a fuori studio? Io ho portato due case al mare, un po' simili, soprattutto come approccio, al di là poi del risultato finale. Sono una casa al mare a Cornino, che è una baia vicino in provincia di Trapani, qua in Sicilia, e un'altra casa sul mare, che si trova a Scopello, su una scogliera. Entrambi i progetti hanno questo rapporto col mare, che chiaramente entra dentro, a volte più lontano, a volte più vicino. Comunque c'è Una colonna sempre, sonora, tra sì, una l'altro. colonna sonora, e comunque questo anche condiziona il fatto che siano delle case al mare, condiziona anche il tipo di progetto, perché è legato anche al tipo d'uso che chiaramente si fa di queste case. Prevalentemente sono delle case per le vacanze, ecco. E a livello di scelte tipologiche, di materiali, cioè, potevi intervenire, sono delle ristrutturazioni o sono... Sono due progetti. Uno era un progetto che fa parte di questo di Cornino, è un progetto che fa parte di una lottizzazione, Ah, e quindi ok, era quindi... su carta, no, era su carta la struttura, quindi i pilastri solai, questo. Poi il progetto l'ho dovuto fare Beh, su però questo un canovaccio. vincolo, ma non Sì, un così... vincolo, ma non così grande. La seconda è una ristrutturazione, quella a Scopello sulla scogliera, perché c'è un nucleo di casa esistente, che è una casa preesistente, e poi c'era uno spazio che i precedenti proprietari avevano fatto una grande tettoia, una veranda, ma una cosa un po' così. Quindi il compito un po' è stato trasformare questa veranda in un padiglione vetrato, che comunque diventa, al contrario Una di come era stanza prima, sì, aggiunta, diventa, diciamo. diciamo, la parte principale della casa, Certo. perché è la parte più panoramica, che si affaccia sul mare, sul giardino, e sulla parte esterna, tutta in legno, che chiaramente, consente l'utilizzo di questo padiglione vetrato. Un po' come uno spazio interno, ma anche come uno spazio esterno. Cioè, la cosa Filtro. bella di questo progetto è che è un progetto che, come dire, l'interno diventa esterno. Aprendo le vetrate su questa terrazza di legno, chiaramente l'interno e l'esterno sono contigui, non c'è, diciamo, interruzione. C'è flessibilità Sì, anche nel movimento, cioè si vive dinamicità. l'interno come se fosse un portico, ecco, per essere più precisi. L'outdoor ha avuto degli aggiornamenti veloci, no? Nei codici, nei materiali, ma anche Sì. proprio dal punto di vista dell'utente, del committente, no? Che fa Sì, richieste un po' più mirate in questo momento. sì, sì. Sì. Certo, i codici aziendali servono molto. Gli arredi che dall'esterno entrano in casa, piuttosto delle piccole architetture, mobili, Certo. flessibili, dinamiche. C'è un po' più di lavoro facilitato, però quando c'è tanto, poi bisogna scegliere, non so come Sì. dire. E quindi tu hai delle linee guida rispetto a questo progetto outdoor, nel senso ti Ma fidi di alcune situazioni, alcune sì, è cose? chiaro, bisogna fare delle scelte, cioè nel Certo. senso che poi come dire, Caricare, sovradimensionare, certo. caricare, poi rischi che diventi uno showroom. Invece no, lo showroom, come dire, Non come dobbiamo. questo che è No, è questo che, diciamo, elegantissimo. sembra una casa, ma uno showroom, cioè troppa roba, no. Quindi comunque riuscire anche a dosare. Poi rispetto all'outdoor, secondo me la cosa interessante è che oggi si vive, cioè come dire, i prodotti consentono agli architetti di progettare l'outdoor un po' più come gli interni. Come se fosse l'interno, Cioè, certo. quindi anche la possibilità di utilizzare divani da esterno, che comunque hanno la stessa qualità e la stessa comodità Anzi, a volte te li porti in sì, a casa. volte te li porti Anche dentro, se noi ne e questo è parliamo spesso, ma comodo. sono poi poco più di 20 anni che ci sono Sì, queste imbottiture che possono stare fuori, che non si bagnano, drenanti.
perché poi prima ogni volta il mobile lo ritiravi, no? O lo coprivi, certo, o lo ritiravi. E questo è stato un po' uno switch importante. No, così come la gestione della luce, la gestione del suono, del verde. Certo, come tutti gli altri componenti del. E ce l'avete da progettare anche in esterno. Certo, il verde, cioè, chiaro. Anche lì, nei miei progetti io cerco sempre di dosare tutte le componenti. Se no c'è. Anche perché oggi. Confusione semantica. No, poi ogni due anni c'è una moda nuova. Bravo. Ogni due anni c'è quel progetto di. Che so, del resort X che e tutti allora conoscono e tutti vogliono quella cosa lì. Cioè, quindi, come dire. Però poi se fai un progetto, lo realizzi. E poi il committente si ritrova questo progetto, dopo due anni non può per forza doverlo cambiare, cioè si deve trovare le condizioni. Tempi della residenza non sono quelli di un negozio. Certo. Come per esempio negli allestimenti o in altri progetti che faccio, che è tutto abbastanza, Effimero. E poi comunque sai che se un'azienda, per esempio un'azienda vinicola, sai che poi dopo un tot anni cambiano le etichette e quindi magari ricambiano un po' il layout degli spazi, ecco, sì. Poi è una cosa che nel tempo sai che c'è comunque un cambierà, prima o poi cambierà. Parola chiave per te nel tuo lavoro, nello studio, che identifica il vostro modo di. Il mio modo di progettare, come forse un po' accennato, è legato all'equilibrio. Cioè, se devo trovare una parola è questa, cioè equilibrio tra le parti, che comunque è sempre la cosa più difficile, che è anche equilibrio, se ci pensi, anche alla costruzione comunque di un edificio, l'equilibrio è la prima... La statica comunque. Cioè, trovare comunque un equilibrio anche in tutte le componenti che tu usi per realizzare il progetto. E poi un'altra cosa che trovo sempre come mission un po' è quello di trovare in ogni progetto una dimensione poetica, cioè avere delle, plasmare un po' lo spazio in maniera da, ricreare una situazione, un habitat che vada al di là dei segni, certo, che tu utilizzi per fare questo progetto, ma che comunque comunichi qualcosa anche un po' di impercettibile. Grazie. Grazie a voi.